Lunedì 1 dicembre si celebra la Giornata Mondiale contro l'AIDS, istituita nel 1987 per sensibilizzare l'opinione pubblica e tenere alta l'attenzione sul tema della prevenzione dal virus HIV. Da domenica 30 novembre sono in programma in città una serie di iniziative che fino al 5 dicembre accenderanno i riflettori su una malattia che negli ultimi 30 anni ha colpito milioni di persone. L'HIV non è assolutamente un gioco, purtroppo è una malattia cronica devastante che in qualche caso è stata sottostimata, qualche volta anche sottovalutata dagli organi di stampa, perché nel momento in cui si è innescata la possibilità di una terapia efficace, questo è sembrato un problema superato. Invece non lo è affatto, perché prima di tutto non sappiamo la durata di questa terapia, quanto tempo durerà, non abbiamo ancora casistiche tali da poter immaginare un esito totalmente positivo della vicenda. Poi abbiamo la certezza che della cronicità, quindi di una vita comunque passata sempre ad inseguire farmaci e ad avere una serie di limitazioni. Previsti flash mob, proiezioni, eventi musicali, incontri culturali e campagne di informazione. Da lunedì 1 dicembre prende il via anche l'iniziativa itinerante Parliamone Tour, promossa dall'azienda ospedaliera dei Colli, che sarà presente in Piazza Dante per effettuare gratuitamente test salivari su malattie sessualmente trasmissibili. Ci sono molte iniziative durante tutta questa settimana. Verrà anche utilizzato uno strumento importante, che è quello della diffusione nelle stazioni metropolitane delle funicolari, visivo quindi, di spot, e in vari territori della città verranno raggiunte le persone per sensibilizzare e informare e fornire anche dei materiali di informazione rispetto a questo tema, che purtroppo nelle scuole è poco affrontato, che invece dovrebbe ritornare assolutamente al centro delle tematiche importanti da trattare. Un tema per il quale la prevenzione rappresenta un investimento sicuro per la salute della popolazione e per i costi sociali che ne derivano. La spesa per la gestione delle patologie dei sieropositivi è una spesa elevatissima, che aumenta di anno in anno, e quindi tra le altre cose si fa anche un'opera di risparmio e di migliore utilizzazione dei soldi pubblici, evitando di infettarsi. Ciao bella! Non lo so, un mendicante. Espera, guarda cosa te regalo. No. ¿Por qué?